Ad attirare l'attenzione è soprattutto la Lamborghini presa d'assalto dai bambini. Giornata particolare per i reparti della Polizia di Stato di Sondrio, dalla scientifica alla volante alla stradale, che hanno incontrato alunni, genitori e insegnanti della scuola primaria Racchetti in occasione della consegna dell'agenda scolastica Il mio diario, frutto di un progetto portato avanti dai Ministeri della Pubblica Istruzione e degli Interni e dalla Polizia di Stato. Presenti il prefetto di Sondrio Paola Spena, il sindaco Scaramellini e l'assessore all'istruzione Fratta. Il questore Angelo Giuseppe Re, affiancato dal comandante sezione Polizia Stradale Alessandro Grattarola, illustra l'iniziativa. È un'iniziativa che la Polizia di Stato sta facendo contemporaneamente in molte città d'Italia. Oggi consegneremo un diario ai bambini di terza elementare che frequenteranno il prossimo anno la quarta elementare. È un diario fatto molto bene, con dei disegni, con dei cartoni animati, però all'interno del diario ci sono delle nozioni, delle informazioni per i bambini sul bullismo, su internet, qualche articolo della Costituzione, insomma tutta una serie di informazioni che possono essere utili ai bambini per vivere in sicurezza. Naturalmente è un'occasione bellissima per la Polizia di Stato essere vicino a questi bambini. Consegneremo a tutti i bambini della provincia di Sondrio questi calendari. Abbiamo scelto questa scuola e abbiamo colto l'occasione per far vedere anche i mezzi della Polizia di Stato ai bambini, che hanno sempre un certo fascino per i ragazzi e per i giovani. Questo speciale diario, ha detto il prefetto rivolgendosi agli alunni, vi accompagnerà per tutto il prossimo anno, con consigli, giochi, ma anche regole importanti della nostra comunità, dall'educazione stradale a quella ambientale. Non un solo strumento scolastico, ma uno strumento per riflettere, per educare, tanto che su questo diario possono i bambini e le famiglie possono trovare spunti di riflessione, di gioco, di lavoro per maturare la legalità, l'attenzione allo sport, l'attenzione anche all'uso degli strumenti tecnologici, perché comunque il problema del bullismo, del cyberbullismo in particolare, vengono qui affrontati e in qualche modo si aiutano i bambini a riflettere su come comportarsi in situazioni anche di pericolo.